Ciao a tutti, buongiorno. Allora, oggi sono qui per registrare il video dove spiego della mia relazione. Infatti, alcune ragazze me l'avevano già chiesto in passato, però poi non ho mai avuto tempo e oggi sono qui appunto per registrarlo. Allora, ve la racconto sia da quando ci siamo conosciuti fino ad oggi. Allora, noi praticamente ci siamo conosciuti in discoteca una sera di gennaio di 2 anni e mezzo fa e praticamente io ero in discoteca appunto con una mia amica e come si suol dire, rimorchiai un amico del mio ragazzo appunto. Che appunto poi ci siamo scambiati il numero di telefono, prima abbiamo chiacchierato, tutto, scherzato, riso, poi ci siamo scambiati il numero di telefono. Quindi in sostanza io all'inizio dovevo vedermi con quest'altro ragazzo, che poi però durante la serata la mia amica non so dove era andata, era scomparsa. Scomparsa nel senso che era in giro per la discoteca, non è scomparsa proprio, scomparsa. E io in quel momento stavo appunto parlando con il mio ragazzo, attuale ragazzo, e lui in quel momento, in un certo momento mi disse, vabbè, allora ci vediamo, e io, come poi rimaniamo da sola, gli ho detto no, vabbè, rimani con me finché non torna la mia amica, non so più dove è andata. Quindi è rimasto lì con me, ci siamo messi a chiacchierare e io nel frattempo comunque già uscivo con un altro ragazzo, ci stavo quasi insieme tra virgolette, cioè ci frequentavamo, ecco. E poi una sera, un venerdì sera appunto, io avevo fissato con un'altra mia amica sempre di andare a ballare nella stessa discoteca dove ci siamo conosciuti io e il mio attuale ragazzo. E quella sera lì siamo andati a mangiare la pizza, siamo andati a cena fuori. In quel periodo io mi frequentavo con quest'altro ragazzo che non è il suo amico, era un altro, che avevo conosciuto sempre, però in discoteca, però in un'altra discoteca. E poi da lì dopo è nata una piccola storiella, dove appunto io poi ho lasciato quest'altro ragazzo, perché comunque volevo conoscere il mio ragazzo, anche se ero molto indecisa, perché comunque a me piacevano entrambi. Volevo conoscere entrambi per bene, cioè alla fine conoscere per bene. Non conoscere, non si può mai conoscere una persona fino in fondo per bene. Non si conosce noi stessi, figuriamoci se conosciamo un'altra persona, o che sia una donna, o che sia un maschio, insomma. E appunto, poi quella sera siamo andati a cena fuori. Da lì abbiamo incominciato a uscire, a andare fuori, a fare le bevute, gli aperitivi. E in quel periodo lì mia suocera appunto ha avuto una brutta giornata, c'è cioè stato un giorno che lei ha avuto una brutta giornata, però appunto perché si è fatto male a un piede, si è proprio rotto, è rotto a un piede e giustamente il mio ragazzo gli è stato accanto, giustamente perché comunque era sua mamma e appunto lui era andato in ospedale insomma, per andare a trovarla e poi gli raccontò anche questa cosa, aveva conosciuto me, gli disse aveva conosciuto, scusate, sentivo dei rumori strani, vabbè. Comunque, gli disse appunto che avevo conosciuto una ragazza, che in questo caso ero io, e però gli disse subito, no, no, guarda, è un'amica, perché io all'inizio,
per 2 settimane ci siamo sentiti solo per telefono, perché la sera che ci siamo conosciuti lui mi chiese se gli davo il numero di telefono, però io avevo quest'altra mia amica che praticamente mi trascinava, mi tirava per la mano e gli dissi, nel frattempo sono vicini, guarda, fatelo lasciare dal tuo amico perché lui ce l'ha, e ci si sentiva appunto per telefono, su WhatsApp, Messenger, ci si chiamava, e per 2 settimane. Diciamo che mi sono fatta un po' desiderare, come piace a me, appunto, e insomma poi mia suocera mi disse, guarda, sono rose e fioriranno, e infatti così è stato, sono state rose e sono fiorite. E appunto, poi io sono stata a casa loro la prima sera a cena, che si è mangiata la pizza, aveva fatto l'impasto, la pasta della pizza in terrazzo, solo che mia suocera era già in ospedale, cioè io finalmente quella sera lì dovevo conoscere anche mia suocera, che però purtroppo era in ospedale. Io giustamente non sono andata a trovarla perché comunque non la conoscevo ancora, anche se mi sarebbe piaciuto andare, però capivo anche che non era proprio un momento bellissimo per lei, né per il mio suocero né per il mio ragazzo, quindi preferite evitare. E niente, poi quando lei è uscita dall'ospedale, è venuta a casa, io ero lì a casa loro che guardavo la TV sul divano, e lei praticamente era in carrozzina a rotelle, perché comunque avendo un piede rotto non poteva camminare. Mi sono alzata, io ero, quando devo conoscere una persona io sono tutta timidina, poi dopo no, dopo mi sciolgo, però quella sera lì, che è rimasta a cena lì tra lui quella sera, conobbi mia suocera e per tutta la sua convalescenza evidentemente gli sono stata accanto, perché io sono fatta così, infatti mi commuovo ancora perché questa cosa mi rende felice, ma veramente felice. Anche se, vabbè, ecco, è normale che comunque una nuova, non siamo sposati, però dico una suocera perché mi viene più facile, e comunque è normale che fra una nuora e una suocera ci sono alti e bassi, però comunque abbiamo un bel rapporto sia con mia suocera che con mio suocero, appunto. E appunto le sono stata accanto tutta la convalescenza fin quando lei non è stata bene. Abbiamo vissuto, io all'inizio facevo casa, domenica tornavo a casa dei miei genitori, a casa mia, dei miei genitori a dormire, però poi magari il giorno stavo con il mio ragazzo, fino a che non ho iniziato a dormire da lui. E quando lui praticamente faceva la mattina intorno al lavoro, mi alzavo praticamente alle 4 con lui, mi portava a casa, poi ritornavo a letto a casa dei miei genitori, poi mi rialzavo per andare al lavoro, al mio lavoro. Questo fin quando non sono proprio rimasta a convivere, tra virgolette, a casa dei miei ragazzi, dei suoi genitori, ecco. E poi la nostra idea, si stava, comunque noi in quel periodo si parlava di andare a convivere, abbiamo iniziato a parlare di convivere dopo un anno e mezzo che si stava insieme, appunto si stava parlando di andare a convivere, e in quel periodo infatti si stava cercando delle case, siamo andati poi a vederne tante, e poi comunque sono venuti anche i miei genitori, perché comunque questa casa dove siamo adesso è intestata a me, il mutuo è mio, sì, ci vive anche lui, le decisioni le prendiamo insieme, perché comunque viviamo insieme nella stessa casa, però il mutuo, la casa è intestata a me, anche se a me, infatti c'è il mio ragazzo Marco, ormai tanto sapete chi è, mi dice sempre che le decisioni spettano tutte a me, quando non è assolutamente così, perché io sono dell'idea che siccome viviamo sotto lo stesso tetto, per me quello che è mio è anche suo, e quello che è suo è anche mio. Cioè praticamente abbiamo messo tutto insieme,
so se mi sto spiegando bene. Comunque penso che il senso del discorso lo avete capito, spero con tutto il cuore. E appunto sono stati 2 anni, quasi mezzo, diciamo, a casa con i suoi genitori, appunto. Poi siamo venuti a stare qui, anche se prima siamo andati a vederle tante altre, solo che se io dovevo prendere una casa un po' diroccata, il nostro progetto era quello di prendere una casa un po' diroccata, diciamo, e poi rifarcela come piaceva a noi. Infatti ne abbiamo viste tante, però questo discorso l'abbiamo fatto anche con i miei genitori, perché comunque grazie ai miei genitori se noi siamo qui, anche grazie a loro. E poi abbiamo deciso di prendere una casa dove non c'era da farci niente. Prendiamo infatti questa casa qui dove siamo adesso, è di costruzione di 2009 se non sbaglio, è una casa nuova praticamente. E quindi abbiamo deciso di prendere una casa dove non c'era da farci nulla, anche se il nostro progetto era quello di farcela come volevamo noi. Nel senso, come ha fatto mio fratello, praticamente lui ha trovato questa casa, che era proprio diroccata, ma veramente diroccata, praticamente ha fatto buttare giù tutto e poi se l'ha ricostruita come pareva a lui. Quello era il nostro sogno, il nostro progetto. Solo però che le possibilità economiche non c'erano per fare questa cosa, allora abbiamo deciso di prendere appunto questa casa, che a noi ci va bene la stessa alla fine, perché comunque la nostra idea era di avere 2 camere, la camera nostra in più una camerina, appunto se poi un giorno avremo un figlio. E per noi questa casa va più che bene, nel senso che la stanza questa qui dove sono messa a registrare il video è grande. Infatti avevo fatto anche l'home tour, andatela a vedere. Poi comunque c'è sia la terrazza questa qui davanti, che è bella grande, sia quella dietro, che non è nemmeno piccola neanche quella. Poi c'è il bagno che è grande, le camere sono grandi, in più abbiamo anche lo stanzino e la cantina giù con 2 posti auto, cioè quindi il meglio dei meglio proprio. E niente, e adesso che siamo qui devo dire che comunque la convivenza va bene, anche perché noi non siamo la classica coppia che litiga, nel senso sì, magari ci sono state qualche volta qualche discussione, ma per cose banali, cavolate, però litigate proprio, delle litigate per cose serie, per il momento, incrociando le dita, speriamo che ho trovato il ragazzo giusto, per ora sì, non ci sono mai state. E quindi io comunque ho già un'altra convivenza sulle spalle, perché io a 21 anni sono andata via di casa. Poi vabbè, l'ho lasciato, sono tornata a casa dei miei genitori, poi ora sono venuta qui e adesso sto proprio qui fissa, quando ho già preso anche la residenza. Adesso, ora settimana prossima, dobbiamo aiutare anche i suoi genitori, perché traslocano pure loro, vanno in un'altra casa, perché finché c'eravamo noi, lui e poi dopo io a casa con loro, ok, loro stavano lì. Però adesso che noi non ci siamo più, loro pagano tanto di affitto e quindi, cioè, una casa è troppo grande per loro e quindi hanno preso una casina sempre vicino qui a noi, perché comunque lui è molto legato ai suoi genitori, ma lo sono anche io ai miei suoceri, nel senso gli voglio un bene dell'anima, infatti mi commuovo solo a dirlo. E niente, siamo parecchio legati a loro, sia io che Marco siamo molto legati ai suoi genitori, perché comunque io non ho mai avuto dei suoceri così, nel senso non ho mai avuto un rapporto bellissimo con i miei suoceri in questa maniera. Sono i primi
No, oddio, anche con un altro ragazzo con cui stavo diversi anni fa, però non era ai livelli dei suoceri che ho adesso praticamente. E appunto abbiamo questo bellissimo rapporto che loro hanno preso, fortunatamente hanno preso a casa qui vicino. E per adesso questa convivenza, appunto, come ho già detto anche prima, va bene e speriamo che continui così. E spero di non aver tralasciato niente nel racconto. Comunque, questo praticamente era quello che abbiamo vissuto da quando ci siamo conosciuti a adesso praticamente. E niente, io come al solito vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!